Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vi vado a mostrare un altro zainetto piccolo, utile, si chiama Zaino Reverse One 100 da 15 litri, nero, il nome poi è WEDZE, vi dico proprio la sigla così non sbaglio a pronunciarlo, e vi lascio il link in descrizione di questo zainetto e anche di uno zainetto alternativo di più di uno zainetto alternativo che potrete acquistare anche su Amazon. Dateci magari un'occhiata, vi lascio il link in descrizione. Partiamo subito. Perché ho acquistato questo zainetto? L'ho acquistato da Decathlon online a circa 20 euro se non erro, e l'avevo acquistato proprio per quando si va a sciare, quindi da utilizzare per mettere dentro un thermos con il tè caldo, per mettere dentro una merenda durante, quindi non so, la sosta in alta quota in montagna, ci si può fare merenda o comunque ci si può mettere dentro un passamontagna o gli oggetti che non si vogliono tenere alla fine in tasca, anche perché comunque magari potrebbe dare fastidio tenere degli oggetti in tasca. Ve lo faccio vedere subito. Allora, eccolo qua. La parte frontale, come vedete, presenta il modello, la capacità 15 litri, due cinghie che vi permettono di inserire all'interno o la tavola da snowboard o gli sci, quindi portarveli diciamo non in mano ma in spalla. Sono cinghie piuttosto dure, quindi pensate appositamente per il trasporto. Se invece volete utilizzare questo zainetto anche per piccole passeggiate in estate, in primavera, potete farlo benissimo e magari potete agganciarci, che ne so, una felpa, una giacchettina su queste cinghie, quindi sono sempre comode. Eccoci qua la parte alta. Come vedete è di un altro materiale questa, poi andrò a farvi vedere nello specifico, ma è pensata apposta questa parte qua per, diciamo, resistere alla pioggia o quella che è, diciamo, magari la neve che cade quando state sciando, e quindi proteggere un po' il contenuto all'interno, mentre questa parte qua è invece un poliestere, una stoffa in poliestere che differisce da questa parte invece. Come vedete c'è una piccola taschina che si apre con questa cerniera e che vi permette di inserire all'interno, questa qua è la dimensione, c'entra dentro la mia mano, vi permette di inserire all'interno dei piccoli oggetti, una cartina, magari un telefono, uno smartphone, comunque la crema solare. Piccolina ma a portata di mano, mentre poi abbiamo all'interno la tasca principale. Si va ad aprire quest'altra cerniera, tra l'altro ci sono due cerniere molto utili, ed abbiamo la tasca principale. Come vedete io all'interno ho già messo un passamontagna e dei guanti, quindi li togliamo. Questa qua è la tasca che vi ho fatto vedere appena adesso, quindi questa è la capienza, e qua all'interno avete tutta la tasca principale. Comodo anche questo taschino aggiuntivo, sempre con una cerniera per mettere all'interno dei piccoli oggetti. Anche qui il lavaggio dovrebbe essere a mano, esatto, lavaggio a mano, poi ovviamente potete magari anche lavarlo in lavatrice a basse temperature, attenzione a non rovinarlo comunque, e ha poi questo gancio per appenderlo. Passiamo sulla parte dietro, potete anche qua, no, non serve per quello, pensavo si potesse scrivere il nome, ma invece non è quello, viene scritto che è stato progettato nelle Alpi francesi, utile. Come vedete anche qua c'è sempre questa parte che vi dicevo prima, di questo materiale che è resistente all'acqua e alla neve, ottimo. E la parte dietro è tutta di questo colore giallo, non è un giallo fluo ma un giallo canarino, e c'è una minima imbottitura, quindi che
vi permette di avere anche una certa comodità. Abbiamo sempre queste cinghie che sono poi regolabili, che vi permettono di stabilizzarlo sulla zona del petto. E poi vabbè, le cinghie finali. Tra l'altro c'è anche questa cinghia di sgancio rapido, e come dice anche reverse, oltre al fatto che potete sganciarlo rapidamente nel caso stiate, non so, impigliando da qualche parte, quindi sono anche utile questa cosa, è pensata appositamente per porre lo zaino in posizione, diciamo, addominale, quindi non sulla schiena, ma potete metterlo, diciamo, sulla parte addominale, questo zaino, tenendolo quindi quasi come uno zaino a tracolla. Questo, non so, può essere utile se magari state imparando a sciare, tendete a cadere molto sul, diciamo, sul culo, detto proprio così, sulla schiena, e quindi se ve lo mettete dalla parte davanti evitate di schiacciare se avete dentro una merenda, una banana, eccetera. E quindi è anche comodo perché lo potete tenere o dietro la schiena o dalla parte davanti. Ok, quindi questo è quanto, andiamo a richiudere e vi leggo magari due dati tecnici giusto per completezza. Devo dire che io l'ho utilizzato in inverno per sciare e mi sono trovato davvero bene. Sono 15 litri come vi dicevo all'inizio, quindi anche più piccolino di 5 litri rispetto a quest'altro zaino che ho comprato, marca Solognac, della Decathlon, che da 20 litri ho già recensito. Vi lascio la recensione in descrizione. E a livello di dati tecnici, come vi dicevo, c'ha una certa impermeabilità con questo cappuccio in tessuto indotto che protegge da neve e pioggia. Gli spallacci sono imbottiti, infatti c'è un certo spessore, e il movimento dello zaino permette di mettere appunto il braccio destro lungo il corpo e con la mano sinistra tirare impugnatura della fettuccia ventrale, così da far passare lo zaino davanti a te, quello che dicevo prima. Lo schienale ha una schiuma PE da 3 mm per un maggior comfort, e poi il tessuto è in poliestere 600D e indotto invece sulla parte alta, sembra quasi una specie di pelle sintetica. Questo è quanto, secondo me avete adesso un quadro generale se lo volete acquistare o meno. Vi lascio il link in descrizione di questo zainetto che secondo me è super approvato, mi piace anche come design, e vi lascio anche alcuni link di altri zaini che potete acquistare su Amazon. Alla prossima review!